Girando. Allora, cani, dovete assolutamente girare con il 360 per vedere chi sta parlando. E oggi parliamo sul mio secondo canale, perché ovviamente lo metto sul primo essendo un esperimento. Non è degno. Non degno, perché mi ha provato. Dei trailer della Marvel. Non so se ne avete visto qualcuno, abbiamo qui dei massimi esperti Io di no, però se vuoi me cinema, li vedo al di volo. regia. Eh? No, se non, se vuoi me li vedo Ora si rivede al volo. al volo, ovviamente non girate, altrimenti potrebbe, incorriamo nella violazione di copyright della Marvel. Purtroppo devo dire una cosa, raga. Gli unici che stanno facendo i trailer decenti sono quelli della DC Comics, perché quelli della Marvel hanno creato sto giocattolone per decerebrati, per Boh, questo è Io bello. convengo sul fatto che il trailer di Suicide Squad sia il trailer migliore della Migliore in storia. assoluto. Sì. Con la pubblicità che fa Aquaman, tipo quella del Ma a me profumo. No, io dicevo Suicide Squad. Ma se sei discuto qual è? Ah, Quello con con Joker. Harley Quinn. Sì, con la, Con con la i colonna Queen. sonora dei Queen. Il problema di questi trailer, sai qual è? Che ti fottono. Perché ti gasi con la musica. A me quando i trailer sono belli mi fa pure schifo il film dopo, Sì, quindi. perché se lo pompano così tanto per trailer, qualcosa da nascondere c'è. È come, che ti posso dire? Una brutta col velo. Ha scelto l'Islam solo per non Una cosa del genere. No, vabbè, i trailer Marvel sono ridicoli, raga. Non ridicoli, però è vero che comunque siamo ormai tutti quanti hanno sviluppato un po' quest'arte del Raga, trailer. Sì, bastano allora, queste hai visto quello immagini, di se Thor non vai per capire Ragnarok? che Sì. sono ridicoli. Tu mi Non mi è devi dire che piaciuto cosa capisci da quel teaser trailer. niente. Niente, capisci? C'è quello che fa botti, nerd. Oh, si prendono a Questo botte secondo anche me è lo sfondo del video, cioè Ecco, dimmi l'immagine. se quello può essere un messaggio credibile in una storia. Cioè, vedi, quel personaggio, Questo questi se lo vedono direttamente poi. da Radio DJ Dai, su, viene. sembra un personaggio di quelli là della. Quelli là che è della frecciara. Mi vuole dire le frecce. No, quella lì che fa il survival. Che ci sta il mondo Hunger distopico. Games. Hunger Games. Sembra un personaggio di Hunger Games. La frecciara. Guarda, poi ci La sta freccia. i La guardiani, i frecciara. guardiani della galassia, stile anni 80. Poi hanno fatto Thor, stile anni 80 pure qua, mentre i primi due Thor sono tutti figli di Kenneth Branagh, quindi tutta una cosa un po' teatrale, un po' alla Game of Thrones, fa ridere. La Marvel non sa fa i trailer. Poi i film, oggettivamente, ne escono uno buono nella DC e tre mezzi buoni nella Marvel. Non hai visto Non mi il trailer? piace. Vabbè, secondo me è perché non hanno personaggi forti quelli della DC. Oh, la Madonna. Forti nel senso così, cioè carismatici, cioè hanno più personaggi Allora, tu della pensaci Marvel. una cosa, la Marvel è riuscita. Allora, la Marvel è riuscita a fare un'operazione, cioè a prendere qualsiasi cielo anguro del loro eroe del loro mondo e a farlo diventare popolare perché hanno giocato sui toni, battute, giochetti, cose così, però non c'è mai un C'è che nemico poi ci vediamo credibile. cosa La DC Comics c'ha il nemico credibile in quasi tutte le storie, ma quel tono cupo alla Batman che ha sdoganato Nolan. Ma è troppo pesante ogni cosa, e infatti chi si salvano? Tutti i personaggi che stanno bene con quel pattern oscuro tipo Batman, come ha rifatto pure Snyder Superman, che mi piace. Justice League. Però comunque sia ha più personaggi fighi, supereroi fighi, Sì, la Marvel. Cioè, ti cioè, piace vincere facile, sì. secondo Ma oddio, più fighi. Hulk prima che fosse al cinema, mica se lo ingullavano tante persone. Iron Man prima che ci fosse al cinema non era mica così popolare. Vabbè, dai, c'erano. Spider-Man era famoso quasi ai livelli di Superman. Hulk, vabbè, era forse uno dei più conosciuti. Poi gli X-Men, però che sono di Fox, ma insomma, manco più di Marvel, perciò non possono nominare mutanti quando ci sono i film Marvel. E non possono nominare manco l'Adamantio. Sì. Vabbè, il Giovanni delle Due non è passato in mano alla Disney, tra l'altro. Sì, però i Sì. diritti cinematografici, roba L'ha diversa. Fox. Tu pensa che quando vedi lo scudo di Capitan America, dovrebbe essere fatto di vibranio e adamantio. L'adamantio non lo nominano perché i diritti ce l'hanno la È fatto Fox. di brame. Poi pure quando arriva la lotta a New York, che non puoi nominare Spider-Man, prima non ce l'avevano, mo' la Fox gli ha ridato Spider-Man, quindi mo' ci sarà lo stand-alone di Spider-Man per la Marvel e poi sarà presente anche in Avengers Oh, 4. invece di E già In era presente Civil War. Tipo, Vabbè, io questi sono un conosco po' di Spider-Man. commenti che dovevamo fare sui trailer per provare la Non è telecamera questa l'idea, 360 e no. Che vabbè, adesso stopperemo stopperemo. magicamente, potete guardarlo mentre stoppa. Basta.